andiamo direttamente, facciamo Ciampino, Santa Maria di Mole, Prattocchi, Morena, perché è la zona più vicina a ufficio, dove ho più richieste. Per quanto riguarda le case a Roma, le prendiamo, e poi a Roma è pure un altro mercato, si vendono pure abbastanza facilmente nel momento in cui le prendiamo. Capita che quando qualche persona si sposta e viene abita a Ciampino o altre zone che ti ho appena citato, e ci capitano i nostri appartamenti a Roma che prendiamo, anche perché io ho il marchio che è il nostro, quindi posso operare dove voglio, pure fuori Roma. Però non le prendo per non dare un disservizio. A Roma è facile, perché magari fisso appuntamenti due volte a settimana, ne faccio da due giorni dove i proprietari mi possono aprire, con massimo un mese l'abbiamo venduto, al giusto prezzo ovviamente, perché Roma è un mercato che tira sempre tanto. Ma pure il mercato di Ciampino, eh? Il mercato di Ciampino e Santa Maria delle Mole è favoloso. Buongiorno, Ova. Buongiorno. Oggi te faccio riprendere. Se vai riprendere così tanto bene, dietro. Che stai a fare, va? Devo cambiare i tubi dall'acqua. Io ho lavorato con mio padre fino a 26 anni. Poi ho rinunciato. Poi ho rinunciato, mi sono dato. Ho detto, non fa per me fare l'elettrico. Anche perché ne avrò bruciati i testeri, papà. No, tanti danni ne hai. No, ci credo, non li facevo. Non me li facevi fare, tanti danni. Però quando mi addormentavo sotto le macchine era gagliardo. Sì, bisognava smontare il motore in avviamento, mettevo, c'era la stretta, pesava la stretta col cuscino. Certe volte, perché la sera ero pischello, facevano cifra tardi, mi trovava che dormivo sotto così. E mi addormentavo. Le bestemmie state arrivavano. E il top del top, una volta mi fa, che c'avevo? Non lo so, 16 anni. Ma io domani c'ho da fare, devi aprire l'officina. Dico, devi aprire l'officina alle 8:30. Hai capito? Ah, ma cioè, qual è il problema? Sta tranquillo. Alle 8:30. Mi chiama alle 9:15, stavo ancora a dormire. Cioè, i clienti fanno l'officina. Mamma mia, che roba. Che tema. Poi, come è fatto a non sentire la sveglia? Tu me lo devi dire come ho fatto. Facile, senti. Non è possibile, mi ha preso un colpo, scatto così, vado là, c'erano 6-7 clienti fuori officina. Meno male che hai cambiato. Ci ho visto qua. Però vedi che è lucetta. Eh? Ieri, ti ricordi che ti reggeva la lampada? Ah, beh, il lavoro mio era quello, eh. Reggeva la lampada a mio padre. Stavo così, pensavo a tutte le cose mie strane. E mettevo là. E io reggevo la lampada. Poi certe volte mentre pensavo giravo, capito? E lui, comunque sei stato 10 anni. 10 anni, non ho imparato un cazzo. No. Non mi piaceva proprio. Cioè era bello stare con mio padre, mi dispiaceva lasciarlo, all'ultimo non la facevo più. Prende, mi ha regalato i soldi per 10 anni. E lavavo le mani con la benzina, mi ricordo, perché mi rimane tutto il grasso incastrato dentro. Poi ora che le mani pulite. Grande mio padre, un lavoratore meraviglioso. Però è sempre lavorato quando ero ragazzino, io ho cominciato a lavorare a lui da quando avevo 14 anni. Prima ci andavo l'estate, quando ho finito la scuola, che ho finita molto presto, poi ho ricominciato, quando ho fatto questo lavoro, ho dovuto ricominciare per prendere il diploma. Quindi lavoravo la mattina e poi la sera andavo a fare i serali. Oramai sei tu che rappresenti l'agenzia. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Oh, è tornato Valerio. Eccoci qua. Oggi andiamo al cantiere, sempre curato della villa unifamiliare. Perché mentre ti faccio riprendere la villa, poi ti faccio vedere il render, così si capisce meglio. Questo è come verrà. Si vede? Così facciamo capire bene alle persone. E adesso ti faccio vedere da quest'altra parte. Vedi questa parte qui? Questa parte qui sarà così. Bella, eh? E questo qua ovviamente si vedrà a settembre. Quello che vedi qua, settembre-ottobre, si vedrà così. Non so se te l'hanno detto. Cosa? La vasca ornamentale. Sì. Dovrà essere così, come il salone.
8x4 insomma. No, 8x5. Aumentata? Sì. Non si può. Perché? Perché abbiamo i scalini. No, gliela facciamo. Ho preso le misure. Ok, se e noi siamo qua. Da questo qua. Eccola questa qua. Adesso. E gliela facciamo, voglio te. E non c'hai un bordo perimetrale alla vicina? No, perché io dall'altra parte gli lascio soltanto un metro. Un metro, ok, quindi... La sposto un po' più là, la sposto poco poco più là. Mettiti qua. E facciamo 5 metri. Lascio 2 metri, sono 5 metri. C'entriamo benissimo. 8 perché per con 5. 2 metri ho il posto qua per i lettini, ma pure se non posso mettere i lettini, li metto dall'altra parte i lettini. 8 metri. 8 metri per 5. 40 metri quadrati. Perché se me la tengo, cioè, gioco con mini più grande del salone, altro. Perché sennò... no, perché sennò è piccola, come faccio? Se vuoi non giocare a tirare due palloni una cosa, una volta che la faccio fatta bene. Va benissimo. Ok? Perché tanto qua, tra virgolette, qua io c'ho tutto quanto il solarium, diciamo. Perché qua faccio questa parte, la faccio quasi tutta mattonata. Mattonata, sì. Lascio un pezzettino di verde là e abbiamo fatto. Perfetto. È andata? È andata. Dai. Questa è la cameretta dove potrebbe venire la cabina armadio. Giusto. Qua ci viene tutta quanta la camera da letto. Da scrigno. Così e qua come è... abbiamo previsto? Che la doccia all'angolo? No, doccia qua. Sanitari. C'è doccia a quest'angolo qua allora? Quest'angolo qua, che diciamo il doccione arriverebbe qua. E qua c'è una bella camera da letto. Qua c'è sempre lo spiglio. Ha fatto bene perché qua mettiamo pure un armadietto. Bellissimo. Bellissimo. Ti ho fatto modificare l'Alessandro. Qua mette pure il letto matrimoniale o possiamo mettere anche il letto pure ce la fai. A una piazza e mezza. Quello, una piazza e mezza, ma pure il matrimoniale ce la fai. Ma sto bagno qua, io faccio un bel box doccia perché mi viene 70. Guarda, io 70, ho parlato con Alessandro, l'abbiamo modificata insieme. Quindi abbiamo ristretto diciamo la lavanderia per 10 farci centimetri, così meno un po' di più. Ti viene 80 finita? Ah, tu ce ne 80 finita? No, 80 la lavanderia. Okay. E poi dice che qui ci metterai uno sportello, quelli grandi. Ok. Di legno, fatto peruccio. Così qua ti viene incastrata qui la doccia. Ma a me la doccia mi interessa che viene un po' più larga di quello 80, che era. 80, me l'ha detto. 80 ci riesci? Vediamo, vediamo.